Vai! Perché? Parli! Abbiamo trovato le chianine! Stasera si va alla Fiorentina! Guardate che belle! Oh, chianina, vieni qua, vieni qua! Ciao, bella chianina, mamma mia! Non potevano che non mancare, no, le chianine in Toscana? Toscana! È vero? Certo. Quante ne saranno rimaste? Non tante, non tante! Non tante che sono? Non so il numero preciso, non lo so, ma poi allevamenti di chianina, poi. E quindi quando dicono bistecche di chianina? Parecchie sarà d'altre razze, sicuramente. Parecchie d'altre razze, E questa è un'antichissima razza, vero, la chianina? È sempre esistita. È quella che poi si facevano i buoi per lavorare la terra. È vero? Sì. Perché lavorava anche le vacche, ultimamente lavorava le vacche. Perché i buoi arrivavano a dei pesi di 15 quintali, no? Adesso non c'è più bisogno di lavorare la terra con le buoi e quindi sono finite le chianine. Vai a parlare con loro un po'. No, sta mangiando, dai. Dai, parla con loro. Vai a parlare? Sì, vai. Buongiorno, signora chianina. Un'intervista per un po' con la strada. Mettila qui, calma, calma. Questa è brava. Oh, signora chianina. No. Vieni, bella chianina, vieni. Come si chiama lei? Chiama il nome. Ah, non gli mettiamo il nome. Sandrina. Non vuole parlare? Non vuole parlare. Vabbè. Dai, riprendiamo il viaggio.